Ci troviamo senza dubbio in uno dei luoghi più ammirati, più esclusivi, più particolari di tutto il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Siamo nel livello inferiore del Ninfeo di Villa Giulia, luogo reso celebre negli ultimi anni anche grazie al premio Strega che dal 1953 quasi ininterrottamente ha avuto luogo proprio in questo spazio, negli ultimi anni nel nostro grande cortile, ma all'origine proprio intorno allo spazio in cui ci troviamo. Un luogo d'incanto dove la natura è plasmata dall'uomo per creare gli effetti scenici che potete esplorare in questo particolare video a 360 gradi. Abbiamo già avuto modo in un altro video di raccontarvi la storia del Ninfeo, lasciando la parola proprio a colui che lo ha progettato e poi realizzato, Bartolomeo Ammannati, che lo descrive in un'accurata lettera inviata al suo amico Benavides di Padova. La lettera risale al 1555 e descrive anche quanto Ammannati non fu in grado di portare a compimento in seguito alla morte prematura del pontefice Ciocchi del Monte, Giulio III, il quale però riuscì nello spazio di 5 anni che ebbe a disposizione durante il suo pontificato nel realizzare quest'opera meravigliosa che è la Vigna Iulia Villa Giulia, realizzata nelle sue proprietà, quelle della sua famiglia, sin dagli inizi del Cinquecento lo erano, e nelle quali poi naturalmente divenuto pontefice poté investire molto più denaro coinvolgendo i più grandi artisti del tempo. Vasari attribuiva nelle sue celebri vite a se stesso il progetto complessivo di Villa Giulia e la sua mano ha sicuramente contribuito molto insieme al suo ingegno alla realizzazione di quest'opera che poi egli lasciò nel 1553 per dedicarsi ad altro dopo aver aiutato l'amico pontefice e conterraneo. Erano entrambi originari del di Arezzo, della sua provincia. Ciocchi del Monte proveniva da Monte San Savino, dove la famiglia aveva diverse proprietà, aveva realizzato già delle opere importanti. L'opera fu ideata però, in particolare il Ninfeo, dall'Ammannati, che ce lo ha lasciato scritto su uno dei pilastri. Bartolomeo Ammannati, fiorentino architetto, realizzò, insomma, la sto rendendo più semplice la questione per rimanere in tempi molto rapidi, ma insomma ci furono non pochi problemi e l'opera fu interrotta non solo a causa della morte del Papa. C'è un'epigrafe che voi non riuscite a vedere, in realtà ce ne sono due, una in quella direzione e l'altra nell'altra, con le quali si era cercato in extremis di far sì che questa meravigliosa realizzazione non uscisse dal controllo degli eredi del Papa, in particolare il fratello Baldovino, che viveva nell'ambito delle stesse proprietà in un'altra residenza che coincide con l'area dove poi successivamente è sorta Villa Poniatowski, parte del complesso di Villa Giulia. Erano delle epigrafi nelle quali si cercava non soltanto di invitare tutti a usufruire degli spazi aperti di questa villa, in particolare degli alberi e dei prodotti dei terreni che facevano capo a questi luoghi. Si chiama tecnicamente l'ex ortorum ed è un precedente importantissimo per altri casi più celebri avvenuti negli anni e nei secoli seguenti. In particolare viene ricordato un caso legato alla Villa Borghese, ma era anche un modo per mascherare sotto un velo di munificenza pontificia quanto in realtà forse fu un'azione di vero e proprio peculato. Si ritenne che il pontefice avesse utilizzato dei fondi dello Stato della Chiesa per realizzare un'opera privata e questo fu motivo negli anni seguenti per sequestrare non solo
Villa Giulia, uso termini volutamente moderni, ma anche molte delle opere che la ornavano meravigliosamente, in particolare sculture che oggi si trovano nel cortile del Belvedere del Vaticano. Questa, il Minfeo in particolare, tutta la villa erano ripiene di opere d'arte antiche o realizzate in tempi moderni proprio per abbellirla, per comporre un discorso ben più complesso di quanto oggi si possa cogliere attraverso ciò che rimane. Ma l'intero spazio che potete esplorare intorno a me era molto più variopinto e vivace, non solo per la presenza di opere antiche in marmo, ma anche perché era molto più dipinto e adornato. La stessa loggia doveva recare forse degli affreschi realizzati da Vasari, non si capisce bene se furono solo progettati o poi effettivamente realizzati. La sala dello Zodiaco, che vedete dalla parte opposta alla mia, ne conserva di bellissimi, ma tutto lo spazio non era del candore del bianco che vedete, in particolare il piano superiore a quello in cui noi oggi ci troviamo. Rimangono della decorazione originale queste splendide cariatidi, vedete ancora dei fori che dovevano recare un complesso sistema di fuoriuscita anche dell'acqua, e oggi su alcune di queste superfici, in particolare su questa, si possono notare anche dei graffiti molto poco rispettosi della bellezza dell'opera. L'effetto della natura che si impossessa di questi luoghi è molto ben reso dall'arte che ha riprodotto le incrostazioni calcaree tipiche di una grotta, e quest'acqua oggi rievoca appunto un ambiente come noi siamo soliti immaginare o come dovevano essere in antico i ninfei. Il mosaico che vedete alle mie di fronte a me e un mosaico aggiunto successivamente riproduce un tritone, viene da una villa di epoca imperiale sulla via Aurelia, un tritone con un vistoso timone e un strumento affiato realizzato con una sorta di conchiglia marina, e poi sentite l'acqua, che è quella dell'acquedotto Vergine, che faceva una deviazione, veniva incanalato per alimentare questa fontana con giochi d'acque che oggi non potete vedere così come erano in antico, erano molto più forti. Proseguiva poi dove oggi è il termine di via di Villa Giulia e c'è il cosiddetto Palazzo Borromeo, lì vi era e ancora oggi vi è una fontana realizzata sempre dall'Ammannati all'incrocio con la via Flaminia, sempre una munificenza del Papa nei riguardi dei viandanti o dei pellegrini che lì potevano ristorarsi con dell'ottima acqua, quella dell'acqua vergine. E poi il percorso dell'acquedotto proseguiva per arrivare infine, come abbiamo detto più volte, a concludere trionfalmente nella fontana di Trevi, un percorso di circa 20 chilometri. L'acqua la sentite lentamente alimentare questi canali, la luce sta spuntando attraverso gli alberi che sovrastano Villa Giulia, ma ho voluto realizzare queste riprese in un momento in cui c'era un pizzico di ombra, perché in antico quest'ombra era creata con dei grossi platani, almeno 4, che sorgevano a livello del piano superiore e creavano ombra qui in uno spazio che era proprio riservato al piacere, in particolare quello estivo, ai piaceri del Papa, che poteva pranzare con pochi convitati in uno spazio ristretto, ristorato dall'acqua e dal verde della natura, come poi accadeva anche al di fuori del Ninfeo, in alcune grotte che ancora oggi è possibile in occasione eccezionale visitare, realizzate con lo stesso voluto effetto di riprodurre un ambiente grottesco, passatemi il termine, quello di un ninfeo, con tutta una serie di motivi realizzati a stucco per dare l'opportunità ulteriore di fruire di spazi incantevoli.
porta ulteriore secondo Ninfeo di Villa Giulia è noto ai più come neviera, anche se probabilmente questa funzione di custodire la neve non la ebbe mai. Insomma, sono tante le storie che si potrebbero, volendo, approfondire. Spero che abbiate spaziato intorno con lo sguardo per scoprire dettagli che non sono visibili ai più, perché questo è un livello nel quale non si può accedere, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata Dietro a 360 gradi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Etrus Channel e seguiteci su tutti i nostri social per essere costantemente informati sulle nostre iniziative virtuali o reali, virtuali necessariamente in tempi di quarantena come questi. Io resto a casa, io resto al museo, o ci vado lo stesso anche con il museo chiuso.